Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di chirurgia bariatrica e per farlo lo faremo nel centro di eccellenza italiana del Fatebene Fratelli di Milano. Abbiamo ospiti quattro dottoresse che fanno parte dell'equipe multidisciplinare appunto del Fatebene Fratelli e abbiamo la dottoressa Elisa Galfarcoli. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, grazie. La dottoressa Maria Paola Giusti. Buonasera dottoressa. Buonasera, grazie. La dottoressa Erika Cassani. Buonasera dottoressa. Buonasera, grazie a tutti. Buonasera. E la dottoressa Milena Spera. Buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Iniziamo parlando con la dottoressa Galfrascoli. Dottoressa Galfrascoli, che cosa significa essere un centro di eccellenza SICOB? La SICOB è una società scientifica italiana di chirurgia dell'obesità e ha la caratteristica di non coinvolgere solo i chirurghi, ma anche le discipline affini, come ad esempio il dietologo, il dietista, lo psicologo, lo psichiatra, l'anestesista e tutte quelle figure professionali che ruotano attorno alla valutazione e alla cura del paziente grande obeso. Infatti, per essere un centro della SICOB è necessario avere un'equipe multidisciplinare che collabori ogni giorno nella cura del paziente. In base ai numeri degli interventi eseguiti, al tipo degli interventi proposti e alle risorse del centro stesso, si possono distinguere in centri affiliati, accreditati o di eccellenza. Per essere un centro di eccellenza non basta offrire un'elevata professionalità e competenze in tutti gli ambiti che abbiamo appena citato, ma è necessario anche saper offrire ogni tipo di intervento endoscopico e chirurgico, anche di revisione o conversione. Va detto inoltre che la SICOB è l'unica società italiana che predispone dei controlli sull'appropriatezza della cura offerta nei centri e questo garantisce al paziente sia un'appropriatezza e uno standard elevato di cura che una garanzia di serietà sia della SICOB che dei centri che ne fanno parte. Per noi essere un centro di eccellenza SICOB è non solo un riconoscimento per tutto l'impegno e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, ma è sicuramente anche un impegno sempre più attento a garantire l'eccellenza di cura per il paziente. E noi vi siamo grati per tutto questo, per quello che voi fate, lo fate in maniera eccellente. Dottoressa, si parla tanto dei fondi da destinare alla sanità. Perché dovrebbe essere così importante quindi investire nella chirurgia dei grandi obesi? Forse non tutti sanno che ad oggi nel mondo 350 milioni di persone sono affette da obesità. E addirittura nel 2030 le stime indicano che la percentuale salirà oltre il 50% della popolazione globale. Ecco da qui che si parla di globesity. E l'obesità e la sindrome metabolica, che è la patologia che da essa ne deriva, rappresentano la seconda causa di morte nel mondo. Se guardassimo ad oggi la situazione in Italia, dobbiamo pensare che l'11% della popolazione è obesa e il 46% è sovrappeso. Per fare un esempio molto semplice, se ognuno di noi pensasse a 10 amici, uno di questi è affetto da obesità e 4 saranno sovrappeso. Quindi ecco che i numeri si fanno sempre più importanti. E il dato allarmante è che tra i bambini e gli adolescenti questi numeri sono addirittura in aumento. Inoltre è un grave errore considerare l'obesità solo come un problema estetico. Il paziente obeso porta con sé numerosissime patologie legate al peso e all'obesità stessa, come ad esempio malattie del cuore, ipertensione arteriosa, patologie respiratorie, diabete mellito e patologie ortopediche. Ecco quindi che se andiamo a parlare di fondi sanitari, pensiamo a quante risorse si potrebbero risparmiare se curassimo l'obesità, le patologie che da essa derivano e anche l'invalidità che queste patologie portano con sé. Quindi i vantaggi nella cura dell'obesità non si traduce solo in risparmio di costi sanitari, ma pensiamo proprio alla qualità di vita che noi possiamo regalare a una popolazione.
Benissimo, dottoressa, quindi abbiamo visto che ha un'altissima incidenza, quindi tantissime persone al mondo ne soffrono, quindi c'è un buon motivo per investire in questo. Mi rivolgo adesso alla dottoressa Cassani. Quindi, sulla base di quello che abbiamo detto, qualsiasi persona sovrappeso è candidabile alla chirurgia bariatrica? No, non è esattamente così. La chirurgia bariatrica è una terapia d'elezione solo per i pazienti affetti da grande obesità. Quando invece un paziente è affetto da un semplice sovrappeso, deve rivolgersi a un nutrizionista per impostare un protocollo di dietoterapia e di attività fisica personalizzato per favorire il calo del peso e per prevenire l'insorgenza del grado di obesità. La SICOB ha redatto un elenco molto dettagliato di criteri che permettono di selezionare i pazienti candidabili alle valutazioni preliminari per la chirurgia bariatrica. Uno è l'età, che deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni. L'altro riguarda l'indice di massa corporea, o BMI. Che cos'è il BMI? È il rapporto fra il peso espresso in chilogrammi e il quadrato dell'altezza espresso in metri. Quindi è un calcolo davvero molto semplice che ognuno può fare con una calcolatrice o con il telefonino e capire qual è il proprio BMI e capire in quale fascia si colloca. Quindi per accedere, dicevamo, alle valutazioni per la chirurgia bariatrica, il BMI deve essere superiore a 40, quindi un'obesità di terzo grado, oppure superiore a 35, quindi un'obesità di secondo grado, ma con delle comorbidità, quindi con delle concomitanti che possono essere ad esempio l'ipertensione arteriosa, piuttosto che il diabete, la steatosi epatica. Un altro criterio è che all'anamnesi alimentare del paziente emerga una storia di svariati tentativi dietetici nel passato o senza successo. Quindi senza possibilità di perdere peso, oppure con successo, quindi con calo del peso, ma con successivo recupero, andando incontro al cosiddetto effetto yo-yo, con cicli di peso, con calo e recuperi. Sia il dietologo sia lo psicologo, quando conducono l'anamnesi alimentare, devono escludere che il paziente soffra di disturbi del comportamento alimentare diagnosticati conclamati, come ad esempio la bulimia o il disturbo alimentare con abbuffata. Benissimo, dottoressa, grazie. Mi rivolgo adesso alla dottoressa Giusti. Quindi, in base alle caratteristiche di cui ci ha parlato la dottoressa Cassani, se un paziente quindi ha queste caratteristiche, può richiedere subito l'intervento? Allora, qualora un paziente grande obeso si rivolgesse al nostro centro, chiedendo solamente di sottoporsi all'intervento, la procedura verrebbe subito sconsigliata. Infatti, quello che noi desideriamo è offrire un percorso di guarigione, che contempli, anche un supporto di tipo psicologico, di tipo nutrizionale, continuativo nel tempo. La valutazione preoperatoria consente da una parte, di valutare la condizione di salute globale attraverso, per esempio, la gastroscopia, l'ecografia dell'addome e la valutazione, endocrinologica. Dall'altra, invece, ci permette di, scegliere l'intervento più idoneo per il singolo paziente in base alle sue caratteristiche mentali e psicologiche. L'intervento chirurgico ha certamente un ruolo, fondamentale. Ma senza le figure del team multidisciplinare, il paziente non otterrebbe i medesimi risultati e non potrebbe quindi essere garantito il mantenimento del calo ponderale, a distanza di anni. Pensiamo infatti che la cura a lungo termine della grande obesità, metaforicamente parlando, ricorda il lavoro, sartoriale che serve per cucire un vestito su misura e deve essere quindi continuamente aggiustato e rifinito nel tempo. Seguendo le evoluzioni a distanza della storia clinica del paziente. Dottoressa Giusti, quindi come abbiamo più volte detto, il vostro è un centro di eccellenza, quindi voi potete garantire diverse tipologie di intervento. Può spiegarci in maniera semplice quali sono le tecniche più utilizzate? Certo, nel nostro centro gli interventi avvengono per via laparoscopica, che è la cosiddetta chirurgia gentile. La laparoscopia non presenta solo dei vantaggi di tipo estetico, ma soprattutto dei vantaggi sanitari perché permette un miglior recupero e una miglior mobilizzazione del paziente dopo l'intervento, grazie al minor dolore post-operatorio, a una precoce alimentazione e a un rientro rapido a casa. E
Esistono diversi tipi di intervento. Interventi di tipo restrittivo, che appunto vanno a ridurre il volume dello stomaco, come il bendaggio gastrico e la gastrectomy, di cui avete un esempio. Interventi di tipo malassorbitivi, il mini bypass gastrico e la diversione biliopancreatica, che riducono la percentuale del cibo che viene assorbita, e interventi misti con effetto sia restrittivo sia malassorbitivo, come il bypass gastrico, che agiscono con effetto di tipo metabolico. In aggiunta a questi si possono considerare anche le procedure endoscopiche operative, come ad esempio il più eseguito e conosciuto palloncino intragastrico. Gli interventi attualmente più diffusi sono il bypass gastrico e la sleeve gastrectomy, e nei centri però di eccellenza c'è la possibilità di eseguire tutte le procedure in base alle specifiche necessità. Bene, dottoressa Giusti, quindi abbiamo visto quali tipi di interventi possono essere fatti, ma io so che nel vostro centro praticate anche un intervento innovativo e standardizzato, intervento che è presente anche nella letteratura medica internazionale. Di che cosa si tratta, dottoressa? Sì, esatto. Grazie all'esperienza del nostro primario, il professor Zappa, applichiamo ormai da anni la tecnica del bypass gastrico funzionale con fundectomia e stomaco esplorabile. Questo permette, rimuovendo il fondo gastrico, di ridurre la grelina, che è l'ormone della fame, aumentando quindi il senso di sazietà, ma soprattutto questa tecnica permette facilmente lo studio dello stomaco escluso dal transito del cibo. Quindi, in ogni occasione, possiamo avere accesso alla via biliare e a studiare casi di gastriti, di ulcere, che si possono sviluppare anche nell'arco della vita del paziente. Ovviamente i risultati sono eccellenti sia in termini di calo ponderale che di risoluzione della patologia associata e sono sovrapponibili alla tecnica tradizionale che lascia invece lo stomaco inesplorabile. Benissimo, grazie dottoressa. Mi rivolgo adesso alla dottoressa Spera, che è lo psicologo del gruppo che stiamo intervistando oggi. Quindi abbiamo visto finora quanto sia importante l'approccio multidisciplinare per quanto riguarda la chirurgia bariatrica, ma dopo l'intervento il paziente che cosa deve aspettarsi? Ecco, noi tendiamo a considerare appunto l'intervento come un grande momento, un momento molto importante, un momento di arrivo, perché appunto c'è tutta una preparazione precedente. È anche per noi un punto di partenza, dal momento che ci teniamo molto a seguire il paziente anche e soprattutto nel percorso post-operatorio. E a seguirlo anche nel corso degli anni. Questo perché è importante creare un rapporto personale con ogni singolo paziente e accompagnarlo durante tutti gli anni, durante tutta la fase di cambiamento. E infatti le diverse figure dell'equipe intervengono anche proprio nella fase successiva all'intervento, quindi il chirurgo continuerà a diciamo fare dei controlli rispetto agli esiti dell'intervento e controllerà poi quella che è la funzionalità digestiva. Il dietologo si occuperà poi della dieta, del far sì che sia una dieta sempre comunque bilanciata, che vengano soddisfatti i bisogni di tutti i nutrienti, prescrivendo anche degli integratori qualora sia appunto necessario, poi dipende anche dal tipo di intervento, quindi come si diceva si crea sempre un intervento, no, mirato per ogni persona e quindi poi anche il percorso successivo è personalizzato. E poi si cerca anche di, il dietologo è molto attento affinché si crei quel deficit di energia che permetterà poi anche perdere peso e quindi poi il dimagrimento. Invece per quello che riguarda lo psicologo accompagnerà poi il paziente in quelle che sono le fasi successive, quindi con dei percorsi che possono essere di tipo psicologico, psicoterapico o psicoeducativo, con la possibilità magari di fare anche degli invii allo psichiatra che fa parte anche della nostra equipe e in casi magari selezionati dove c'è una difficoltà maggiore. E per essere poi sempre presenti durante anche questo periodo di lockdown e di limitazioni che abbiamo vissuto, abbiamo deciso di iniziare con dei corsi rivolti proprio ai pazienti, sia chi era stato operato e chi era in attesa invece di intervento, dei corsi che stiamo facendo e che continueremo a fare anche successivamente, di mindful eating,
per aumentare la consapevolezza rispetto alle dinamiche alimentari e per creare anche una dimensione di gruppo in cui i vari partecipanti, i pazienti si possano confrontare tra di loro e con noi e si crei proprio un clima piacevole e collaborativo. Dottoressa, io la ringrazio, è stato un vero piacere avervi qui tutte quante perché, come dico sempre io, sì, un centro di eccellenza, ma il centro di eccellenza è fatto dalle persone, quindi sono le persone che sono eccellenti e quindi poi si forma quello che voi avete fatto. Io la ringrazio, dottoressa, per essere stata qui con noi, grazie. Grazie a voi. Grazie anche alla dottoressa Cassani. Grazie a voi. Ringrazio anche la dottoressa Giusti e la dottoressa Gianfrascoli. Grazie a voi, arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.